altra mozione a firma dei consiglieri Lattaca e Tutina, avevo sentito prima il consigliere Lattaca che voleva ritirare l'atto. Signor Lattaca, prego. Grazie Presidente, avevamo presentato quest'atto come mozione ex articolo 58 d'urgenza allo scorso Consiglio per alcune vicende che ci preoccupavano fortemente sulla manutenzione del verde pubblico, sulla manutenzione del verde pubblico in questo municipio, che erano conclamate nella loro evidenza in quello che è accaduto all'Alberone, anche se lì era un evento non prevedibile come insomma è stato accertato, e però insomma ci sembrava che simbolicamente potesse essere un po' una fotografia di alcuni rischi che correva il verde pubblico in città per la difficoltà soprattutto da un punto di vista di fondi e finanziamenti per la manutenzione. Siamo ben felici insomma, di poter riscontrare che la risposta da parte del comune sull'albero appunto di Piazza dell'Alberone è stata molto pronta e veloce, e è proprio fresca la notizia insomma che della nuova piantumazione di un albero che andrà a sostituire quello, e abbiamo accolto l'intenzione e la disponibilità da parte del consigliere, il presidente della prima commissione Poli, a trattare l'argomento in commissione per poter arrivare ad un atto che magari trovi una maggiore convergenza e più forza da parte di tutte le forze per poter sollecitare quello che riteniamo un argomento molto importante per il nostro municipio e per la quantità e il valore di verde che abbiamo sul territorio. Quindi ritiriamo l'atto, grazie. Consigliere Rutina, d'accordo? Che è appunto lei firmatario. Okay. D'accordo. Allora, passiamo al terzo punto, proposta di deliberazione per espressione del parere sulla proposta 185. Consigliere Poli, prego. Grazie Presidente. La proposta di deliberazione che ci perviene dall'amministrazione centrale riguarda la predisposizione, quindi la proposta di approvazione di un regolamento per l'affidamento incomodato d'uso gratuito e per la gestione di area verde di proprietà di Roma Capitale, compatibile con la destinazione a orti urbani, giardini urbani. Il documento che ci perviene, che abbiamo esaminato in commissione, è stato meglio strutturato e coordinato in alcune sue parti rispetto alla bozza che i colleghi ricorderanno è pervenuta nel mese di maggio e poi ritirata dai firmatari proponenti. L'esame che abbiamo fatto in commissione è stato approfondito e ha sviscerato tutte le disposizioni, sia quelle generali che di dettaglio, per l'affidamento degli orti, e la commissione alla fine ha espresso un parere favorevole, e formulando però due osservazioni. La prima di natura prettamente politica, la seconda più tecnica, ma parimenti importante. E la prima è una constatazione che noi, tutti i commissari, quindi non ho avuto nessuna difficoltà ad accogliere le osservazioni che sono state avanzate da tutti i gruppi politici che l'hanno rappresentato, perché abbiamo rilevato dalla proposta di regolamento che neppure in questa modesta funzione che dovrebbero avere i municipi dell'assegnazione di aree di competenza territoriale, l'amministrazione centrale ha inteso, voglio dire, delegare una funzione. Per cui tutte le aree pubbliche da destinare ad orti o a giardini, iniziativa lodevole, voglio dire, che va incentivata, è opportuno, secondo la Commissione, e questo è il senso della prima osservazione che è stata formulata sotto forma di invito all'amministrazione. Signor Poli, scusi un attimo, per favore, per cortesia. Prego.
Sì, dicevo, la prima osservazione che è stata formulata dall'amministrazione centrale sotto forma di invito rispetto all'articolo 4, che è quello che attiene alle diverse competenze sia del Dipartimento Tutela Ambientale che dei municipi, e che appunto gli organismi di prossimità possono essere investiti affinché, voglio dire, individuino loro le aree, le affidino direttamente, d'intesa certamente con i dipartimenti competenti, sia quello del Dipartimento Tutela Ambientale che del Dipartimento Urbanistico, per ciò che attiene la verifica della destinazione delle aree rispetto al piano regolatore generale e rispetto anche a previsioni che l'amministrazione centrale intende perseguire sul territorio. Per cui questo è un rilievo, ripeto, di natura prettamente politica, che speriamo che l'amministrazione centrale intenda, voglio dire, recepire nell'ottica del decentramento, che è sempre decantato, che però è poco perfezionato negli atti. La seconda osservazione attiene invece una competenza specifica del Dipartimento Ambiente. Abbiamo visto che dall'articolazione della proposta di deliberazione, che si compone non in tanti articoli, una quindicina, credo, una ventina, l'auspicio della Commissione è stato quello di aiutare le associazioni, quindi le organizzazioni che si consorziano tra virgolette tra di loro per poter gestire le aree, ad esplicitare e proseguire quelle buone prassi per recupero delle risorse idriche e per quindi accompagnare le associazioni nelle difficoltà che hanno nella stipula dei contratti eventualmente necessari sia per le utenze idriche che quelle elettriche. Questo perché? Perché il regolamento prevede che l'associazione si faccia carico completamente delle risorse idriche necessarie per le coltivazioni oppure per la sistemazione del giardino. Riteniamo che un segnale di attenzione verso gli organismi associativi debba essere dato, perché nel regolamento semplicemente non c'era scritto, quindi è un'osservazione che ci siamo sentiti di fare e la Commissione ha espresso questo parere all'unanimità dei commissari, per cui sottopongo insomma alle valutazioni del Consiglio questo lavoro che è stato fatto per la spiegata insomma approvazione da parte dell'Aula. Grazie. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Patrone, la prego. Io, anche se posso essere favorevole, però mi rimane un dubbio, come purtroppo rimane a tutti. Quando si fa con le seguenti osservazioni si dice: riferimento all'articolo si auspica che siano i municipi, si auspica che il dipartimento. Secondo me è più giusto che, anziché dire si auspica, il riferimento che siano i municipi, l'auspica non esiste, perché si spera, si auspica, che vuol dire? Devono essere i municipi, se no che osservazione è? Lasci sempre la porta aperta al comune che ti dice la fai o non la fai. Cioè è una facoltà che secondo me deve essere tassativa, se noi osserviamo una cosa tassativamente dobbiamo dire vogliamo che siano i municipi, no, perché si auspica che siano i municipi, è come se si spera che il dipartimento o il comune si ricorda, invece io voglio dire non è che si spera, se il parere dice il comune, io non dico si spera, io ti voglio siano i municipi, come osservazione dato, non ti lascio la carta a te come dipartimento. Pertanto, per me auspica va torta, anche se avete deciso in commissione. Quindi. Grazie. Allora, altri interventi? Consigliere Ciancio, prego. Sì, grazie Presidente. Anche io trovo singolare qualcosa che partecipo alla commissione, ma non ho visto questi due emendamenti al regolamento che devono essere messi in deliberazione, condividendoli però formulandoli per arrivare verso un decentramento vero, anziché trovarci, come dicevamo in commissione, in situazioni in cui il dipartimento assegna piccoli spazi verdi che sia il municipio a individuarle, però che con certezza, no, che si auspica.
perché altrimenti scriviamo qualcosa in cui vorrebbe, sarebbe, forse, cioè certezza, nel senso noi chiediamo qualcosa che i municipi devono fare, non peraltro perché sull'inquinamento dei prodotti che poi vengono venduti, soprattutto nel parco della Caffarella, ammazza se è giusto che i municipi dicano effettivamente la situazione in cui si trova. I limoni inquinati di piombo non possono essere venduti per fare il limoncello o altra roba che viene venduta nel parco della Caffarella. Sappiamo bene che c'è un rispetto della tutela dei prodotti e quindi per i consumatori, perché la mattina poi vanno a comprare. Quindi vedo per la prima volta, pur avendo partecipato nelle intenzioni in commissione, però che si scrive un po', cioè si possono modificare questi due termini che risultano un po' inadeguati. Se li concordate, se li guardate bene, si auspica, mi sembra che... Grazie Presidente, grazie consiglieri. Grazie, altri interventi? Consigliere Steritano, prego. Sì, grazie Presidente. Beh, questo sarebbe una cosa importante, riuscire a fare in modo che al posto di Appio Primo mettiamo un bell'orto, Presidente, un bell'orto. Tanto lo fanno al primo piano, cioè perché lo pensi? E perciò, no, io sono favorevole, anzi, secondo me dobbiamo fare in modo di incrementare questi orti pubblici, perché ormai, come si diceva, il commercio sta morendo. Aprirà sicuramente, speriamo più tardi possibile, Appio Primo, ma poi vedrete che chiuderà anche Appio Primo. E perciò lì aver pensato un bell'orto sarebbe stato importante. Io capisco che può sembrare strano, dice, ma come Steritano un orto? Sì, e guardate, dobbiamo anche ripristinare gli orti di guerra che stavano al Parco degli Acquedotti. E l'abbiamo tolti perché giustamente erano messi male, ma quegli orti davano la possibilità a tante famiglie di portare a casa, di risparmiare per le proprie famiglie, erano tutti pensionati che sapevano fare gli orti, che potevano insegnare alle nuove generazioni. Il consigliere Matronola potrebbe essere un bravo ortaiuolo che potrebbe lavorare bene e potrebbe risparmiare i soldi del mercato del sabato mattina. Perciò, che non è facile, io domenica lì all'Appia Nuova, davanti al Capannello, ho speso 70 euro di verdure. Quando ho fatto due calcoli ho detto, ma porco Giuda, ma che ho comprato? Che ho comprato? 70 euro tra broccoli, broccoletti, fagiolini, cioè, e perciò è una spesa notevole. Perciò ho detto questo. E poi dobbiamo parlare, Presidente, spero il direttore, e anche di fare una commissione al più presto possibile, perché quando vedo che all'interno del parco degli acquedotti c'è, ecco, mi portano il tè, possiamo pure chiudere, che dobbiamo fare? E quando all'interno del parco degli acquedotti vedo che extracomunitari fanno l'orto, signori consiglieri, l'orto a via Le Spartaco, a viale numero 300, fanno il pozzo, meno male che lo fanno l'orto, che il pozzo, così poi annaffiano l'orto, perché lì non c'è l'acqua. Io sto facendo un lavoro molto sotto traccia, perché la preside di questo municipio, che ha la delega, urbanistica è il progetto, non lo sa, quell'altro non lo sa, perciò non ce la fa a seguire tutto. E perciò, Presidente, consigliere Matronola, io quando parlo l'ascolto sempre religiosamente. Un minimo di rispetto. Consigliere Matronola, per favore. Rimarrò male se lei non mi ascolta. Se non ascoltano gli altri non c'è problema, ma se lei non mi ascolta io ci rimango male. Perché l'orto che le stanno costruendo sotto casa, lei non ha fatto niente. Lo dica ai suoi elettori che lei a Largo Spartaco stanno facendo l'orto e lei non lo sa. Perciò, consigliere, si concentri, non si faccia sfuggire di mano da qualche avvocaticchio di quattro soldi l'orto sotto casa sua, mi segua e capisce di quello che dico. E so che lei capisce quando vuole, quando si impegna.
Dice, ecco, io sono fortemente d'accordo, però dobbiamo fare una commissione con l'ente parco che deve permettere all'interno di certe aree o è vigile con tutti o non è vigile per quei cittadini che vogliono fare l'orto, per quei cittadini che vogliono portare l'acqua in un determinato ambiente, che capisco che siamo circondati di grandi bellezze, però queste grandi bellezze senza servizi poi diventano grandi schifezze. Grazie. Allora, altri interventi? Non ci sono altri interventi, quindi non ci sono. No, non so, cioè sul parere non è che si possono fare emendamenti. No, scusate, diciamo che se posso dare un mio parere, il termine auspicare in un parere credo che sia corretto. No, con le seguenti osservazioni, se tu fai osservazioni dici quello che intende dire il consiglio. Come osservazioni, io ti dico per me, come osservazioni dico che sia l'indicibile, no, che sia auspica, si spera, o facciamo emendamenti alla proposta di vita, non si fanno emendamenti, alle osservazioni si possono fare, però credo sia stato però io non ce l'ho questi emendamenti, leggete, auspicare cosa vuol dire, bisogna non cambia. Così è una cosa. Le posso garantire che la sostanza non cambia. Ma chi c'ha lei che la se cambia? Perché da lei? E ciò lo fai io. Visto che c'è un dubbio, dobbiamo auspicare che sia rimunicato. Perché non dobbiamo essere più positivi? Forse possiamo. Vabbè, io non so, io accolgo le richieste, se ci sono emendamenti scritti per cambiare li mettiamo in discussione. Allora. Amministrativamente improprio. Scusate. Io sono osservazionato, so che il fiore. Se ci sono proposte di emendamenti, presentiamo gli emendamenti e li mettiamo in discussione e in votazione. Se non ci sono, andiamo avanti. Allora, comunque la sostanza non cambia, abbiamo sempre fatto così, allora, comunque questo è parere mio. In questo municipio avete sempre sbagliato. Non credo, consigliere, non credo. Però consiglio del genere vi sta dimostrando che continua a sbagliare. Chi sa si è, si può la mostra. È un'altra cosa. Veramente ci sono stati due interventi. Sospenda il consiglio e dacci il tempo di. Consiglio è sospeso 5 minuti. Allora, riprendiamo il consiglio. Scusate. Allora, ci sono due emendamenti identici alle osservazioni, che praticamente sia il primo che il secondo sono soppressivi del termine si auspica, sia nella prima osservazione che nella seconda osservazione. Quindi sono due emendamenti soppressivi. Allora,
apriamo la discussione su questi due emendamenti. Ci sono interventi? No. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Emendamento numero 1, ripeto, chiede di sopprimere il termine si auspica nella prima osservazione. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi è approvato. Passiamo al secondo. Proviamo la discussione. Prego, consigliere Tutino. Votiamo contrari a questo emendamento che fa parte della solita faida interna al Partito Democratico. Vorrei poter terminare. Scusate, faccio la dichiarazione. Sì. Anche perché mentre si votava il primo emendamento dai banchi alle mie spalle veniva detto ma così tanto non ce ne frega un cazzo, è tanto per divertirci. Quindi questo è il valore che si dà agli emendamenti che vengono fatti in quest'aula, e dopo che è stato approvato l'emendamento dice ah gliel'abbiamo cagata. Questo non avere questa espressione. Allora, favore. Poiché sto riferendo, allora. E poiché questo è il valore che si dà a quest'aula, e poiché io do un grande valore a quest'aula e al ruolo che i cittadini ci hanno dato, e non mi lascio strumentalizzare dalle faide interne a un altro partito, né io né la lista civica di cui faccio parte, anche a questo emendamento voteremo contrari e ci dichiariamo schifati da questo atteggiamento. Grazie, consigliere Tutino. Allora. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Ma io mi chiamo sempre io, voglio essere come io, voglio parlare con tutti, anche con chi fa le schifezze che fate voi. Se è contrario è un astenuto, allora l'emendamento è approvato. Passiamo adesso alla dichiarazione di voto sulla proposta complessiva. Ci sono dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole al parere favorevole? Non c'è dichiarazione di voto? Ok. C'è una mozione. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Quindi approvato con 18 voti a favore, nessun contrario e nessuno astenuto. Passiamo adesso all'ultimo atto, mozione articolo 58, presentata
prima all'inizio del Consiglio, prego chi la presenta? Consigliere Ritrotti, Presidente della Commissione, prego. Sì, grazie Presidente. La mozione, l'urgenza, spero sia stata diffusa, sappiamo diciamo, chi è ha partecipato alla Commissione congiunta poco prima del Consiglio, è maturata diciamo, da una discussione necessaria ma soprattutto interessante. Ovviamente il tema è quello che purtroppo ha interessato in questi giorni non questo territorio ma una parte della nostra città, gli scontri che ci sono stati a Tor Sapienza, ma nella mozione vengono anche elencati quelli che c'erano stati prima a Corcolle, a Tor Pignattara e non ultimo quello dell'Infernetto, dopo il trasferimento di alcuni minori nell'area designata appunto nella zona dell'Infernetto. La commissione congiunta fatta con la commissione legalità e sicurezza insieme alla commissione politiche e sociali ha ritenuto necessario coinvolgere le realtà che operano già su Palazzo Selam, che è il palazzo che occupa richiedenti asilo e rifugiati nel nostro territorio, diciamo non per una situazione di diciamo creare ulteriori allarmismi, anzi la volontà era proprio esattamente l'opposto, cioè quella di acquisire già diciamo, delle indicazioni e cercare di dare alcune risposte a chi diciamo, ci chiedeva se era possibile il trasferimento anche nel nostro territorio di quasi 800 rifugiati, quindi non è una cosa da poco. Già la volta scorsa questo Consiglio ha affrontato il tema del campo del villaggio attrezzato La Barbuta. Conosciamo le criticità, conosciamo le difficoltà del territorio, conosciamo la presenza su questo municipio di condizioni sociali ed economiche già particolarmente aggravate e non vorremmo ritrovarci senza un'adeguata, quantomeno informazione su ciò che sta accadendo e si sta decidendo. Dico si sta decidendo perché alle cronache di tutti, direi quasi di tutti i giorni, ormai un'evoluzione anche sul piano cittadino di un'attenzione maggiore, ovviamente dopo che l'emergenza, siamo già in emergenza, quindi dopo che il fatto è già scoppiato, però diciamo quello che sta succedendo nei giorni successivi, in particolare ieri proprio all'Infernetto, dove addirittura all'interno dello stesso posto dove erano stati trasferiti solo dei minori, quindi due opposte etnie si sono scontrate tra di loro, insomma vorremmo evitare sia che avvenga questo, e quindi la nostra sicurezza deve andare, e la nostra diciamo cerchiamo di tranquillizzare sia i richiedenti asilo, sia i cittadini che già ospitano e già hanno nelle loro vicinanze strutture di accoglienza di questo tipo. Dico che è tutto in movimento perché si sta realmente, oggi c'era con noi il responsabile dei diritti dell'amministrazione di Roma Capitale, ci ha detto che quanto c'è in atto ha dimostrato tutta la sua insufficienza. Quindi è necessario riorganizzare, ripianificare, rivedere quanto è stato attuato fino ad oggi. È ovvio che noi siamo la capitale e come le grandi città siamo quelli che siamo chiamati più di tutti ad accogliere. Il 90% delle migrazioni, degli immigrati si concentra nelle grandi città. È ovvio che se da una parte le operazioni fatte a livello nazionale hanno dato sì e no delle risposte, in particolare se arrivano più rifugiati e se arrivano più richiedenti asilo vuol dire che perdiamo meno persone in mezzo al nostro mar Mediterraneo e questo è un fatto. Dall'altra però non possiamo non elencare le tragedie come Lampedusa, dove anche noi ci siamo ritrovati con una ennesima tragedia in mare e quindi abbiamo dovuto poi per forza aprire nuovi punti di
di ritrovo e di accoglienza. Questo, tutto questo non è servito, non è bastato. Le città e la città di Roma non sono stati pronti e preparati, anche se su quell'evento in particolare a Tor Sapienza ci sarebbe molto da dire, molto fa riflettere come è stato amplificato, come è stato cavalcato, molte riflessioni andrebbero fatte, però diciamo in questo momento è una richiesta, non dico di urgenza, però necessaria, primo perché vorremmo essere messi diciamo in una condizione di un rapporto diverso e maggiore con il governo di prossimità quale siamo, perché credo che noi possiamo dare, nel momento in cui forse ci chiamerà prima o poi il Comune di Roma su questo, a fare un'analisi vera del fenomeno, e noi possiamo realmente dare loro contezza di quello che già c'è su questo territorio, e quindi potremmo convergere insieme sul fatto che non abbiamo la forza per poter eventualmente, però siamo pronti a un colloquio, a un confronto con loro. L'importante è che ci tengano sempre aggiornati, ci danno contezza di quanto stanno definendo, di quanto si sta decidendo, e in questo c'è anche il prefetto di Roma, che spero che diciamo sia una figura anche responsabile, lo ha dimostrato, poi avremo modo di discutere nel caso della morosità incolpevole, però nel particolare non credo che si possa mettere in questo momento a dirigere situazioni diciamo così difficili e delicate senza l'ausilio delle amministrazioni locali. Quindi credo che un continuo coinvolgimento e una maggiore conoscenza delle iniziative che verranno prese ovviamente dagli organi preposti sia necessaria e quindi va fatta. Grazie. Grazie consigliere Vitrotti. Allora, apriamo la discussione. Consigliera Catus, prego. Presidente, vicepresidente, colleghi consiglieri. Allora, oggi all'ordine del giorno, come è stato detto poc'anzi, nella Commissione Quarta Servizi Sociali e Commissione Speciale Legalità e Sicurezza, di cui faccio gli auguri al presidente eletto di Forza Italia. Prego, perché lei fa parte di questa maggioranza, quindi io sono molto contenta. Di che all'ordine del giorno si parlava giustamente, visto anche quello che accade intorno a noi nella città, della situazione dei centri di accoglienza dei rifugiati politici del settimo municipio, sottolineando l'aspetto di condizioni igienico-sanitarie e sicurezza, cosa che io personalmente ho già detto anche in altre sedi, non azzarderei sottolineare troppo il tema della sicurezza su questi temi, perché è un tema molto ampio e molto complesso per altri motivi. Invitati erano appunto in audizione anche il responsabile all'Ufficio dei diritti fondamentali di Roma Capitale, la Croce Rossa Italiana, il NAE del gruppo della Polizia Locale del Municipio Settimo. Quindi pensavo appunto oggi di trovarmi in una commissione di audizione e di inizio appunto di una discussione che poi poteva essere approfondita anche successivamente. Quello per procedere a una discussione condivisa e per partire anche ad affrontare un tema che sicuramente è un tema molto importante. Io sottolineo anche in questi giorni che purtroppo anche quando si tocca il tema dell'accoglienza, o come nella nostra realtà territoriale il Palazzo Salam e la problematica dei rifugiati politici, lo inseriamo e si inseriscono sempre anche in una rete di territorio, anche spesso con altre criticità. Quindi sicuramente in questi luoghi il problema dell'integrazione e il problema delle problematiche che nascono in questi territori sono ampi e complessi. Dopodiché, nonostante forse una maggiore anche discussione, tanto per dire quello che si diceva precedentemente, insomma, forse
c'è una santa partecipazione in cui si potrebbe anche parlare, discutere e approfondire un tema che poi è così delicato. Fondamentalmente avrei preferito che dopo l'audizione di oggi magari la Commissione, in una discussione più, anche più addentrata e più particolareggiata, avrebbe poi conseguito e in qualche modo condiviso la discussione dell'atto. Dopodiché credo che la stessa mozione chieda anche di reperire le informazioni, perché è importante conoscere e sapere quello che ricade nel nostro territorio, quindi non ho nulla in contrario a quello che si richiede, però nel momento in cui parliamo anche in questa sala consiglio, in questa sala consigliare, del rispetto di lavorare in questo modo, forse sarebbe stato più opportuno approfondire la discussione, visto anche che poi gli spunti delle audizioni, anche interessanti, insomma, che oggi sono avvenuta in commissione, poi se qualcuno pensa che non c'è niente da approfondire perché quello che scriviamo va bene già sempre così, è un altro discorso. Questo è quello che ci tenevo a sottolineare, anche perché non ritengo che il tema si possa semplicemente risolvere in questo, con poche parole, che sicuramente... attendo. Lo so, infatti non è con lei, io attendo. No, potete fare tranquillamente, io posso dire la mia? Perché questa è la domanda che mi pongo, se in questo consiglio si può anche dire la propria opinione. Io sto dicendo la mia opinione. Allora, sono d'accordo con ciò che si richiede, perché non è possibile che ci cadano al territorio, come magari è già successo anche in altri momenti, realtà e situazioni, soprattutto in quelle condizioni, in quei territori dove si nascono, dove ci sono già delle problematiche e probabilmente... l'integrazione nasce anche in modo più difficile. Detto questo, posso dire che in una commissione che si è riunita questa mattina e che ha proposto appunto l'atto questa mattina, si poteva anche approfondire una discussione o devo chiedere il permesso? Perché se qua tutti possono dire tutto, penso che io posso dire la mia. Infatti, per continuare la discussione abbiamo deciso di aggiornare la commissione, quindi ma perché non dice le cose come... Per favore, consigliere Ricotti, per cortesia. Per favore. No, per favore, Presidente, io sto facendo il mio intervento, quindi interviene. Va bene così e continui col suo intervento. No, non fa niente, va bene così. Grazie. Allora, altri interventi? Consigliere Ciancio, prego. No, grazie Presidente, onorevoli consiglieri, io prima di parlare in merito della mozione a cui stamattina ho visto l'estensione, ho visto l'impegno, volevo fare una piccola precisazione. È importante che io faccia... Scusate. Prego. Le botte. Ah, lo chiuda proprio. No, non c'è bisogno. Grazie Presidente per la sua pazienza. Grazie Assessore, io volevo puntualizzare una cosa molto importante. Se qualcuno ascolta di spalle o di dietro qualcosa che somiglia a qualcosa che interessa, io questa mattina ho avuto quest'oggi, ma a pranzo ho avuto il piacere finalmente di fare due passi con il consigliere Tudino, che poco fa ha fatto un intervento che mi ha lasciato tra secoli. Io vorrei che intanto la pregherei di non prendere il tè nella sala del consiglio. Rimango, perché se noi parliamo di questo, che è un'altra cosa e magari somiglia a quello che lei pensa, lei cade in un grande contrasto che potrebbe essere di dire, su questo il consigliere Ciancio c'ha ragione, lei non può presupporre durante il consiglio. Scusami, non è che pure il vicepresidente va fuori e lo prendo. Non è possibile. Io forse distratto, non hai capito che parlavo della scuola. Purtroppo non è possibile questo. Tu lo puoi anche mangiare, no? Oltre che prendere il tè. Non è possibile questo, grazie. Signor Tudino. Allora, consigliere Ciancio, vada avanti. Grazie, no, io volevo dire, rassicurare il consigliere Tudino, che purtroppo quelle parole che lei sentiva riguardavano un tema che era
non glielo posso dire, glielo dirò fuori, forse sono stato, l'ho detto a voce alta, ma non riguardava lei. Cioè parli a tutto il consiglio, per favore, non è uno... A tutto il consiglio, lo devo dire, ha detto che noi abbiamo detto delle parole così brutte nei confronti di una mozione, non mi permetterei mai, erano due piccoli emendamenti migliorativi rispetto alla proposta che lei voleva fare. Non era mica la fine del mondo levare quella parolina che vuole dire e non vuole dire. Diamo in merito alla mozione, consigliere Ciancio, per cortesia. No, giusto per... gli voglio far vedere a che cazzo... Consigliere Ciancio, ci posso vedere pure a noi quello che sta facendo vedere? Perché io sono curioso... No, per quello che ci siamo detti oggi, caro consigliere Tudino, no? Allora, io volevo dire... In merito alla mozione volevo dire, io oggi mi sono trovato a partecipare a un lavoro che normalmente non sempre si fa così con tempestività rispetto a una problematica che può scoppiare domani, quindi non posso che accogliere positivamente il lavoro fatto dalle due commissioni. Volevo fare, come mia abitudine, fare una foto e dire l'impegno che hanno profuso stamattina tutti i consiglieri e tutti quelli che hanno partecipato. Noi domani potremmo avere un problema del genere nel nostro territorio. Questo si è detto stamattina. Io comunemente non partecipo alla commissione servizi sociali né tantomeno della sicurezza, però questa mattina io mi era d'obbligo partecipare e guardare il lavoro che avete fatto, quindi ringrazio il lavoro che è stato fatto e non capisco, ripeto, non capisco se qualcuno vuole rendere problematico l'inutile dicendo che dobbiamo a ridiscutere o a rifare. Uno deve avere il coraggio, come me, che a volte prendo delle cantonate scrivendo delle stupidate. Il direttore mi ha corretto qualche volta, giustamente, se sbaglio, subito, lì, immediatamente, non essere tardivi, altrimenti noi perdiamo ogni volta il carro. Se a gennaio noi non eravamo tardivi, oggi non facciamo la figura che abbiamo fatto di fronte a una mozione presentata rispetto ad Appio Primo. Quindi la tempestività è una cosa importante. Quindi io richiamo l'attenzione sul fatto che questa mozione così fatta ci apre, ci permette di ragionare in futuro e di avere un tavolo diretto col Campidoglio su questa tematica così grave. Ve lo dico perché, scusate che mi dilungo, io stavo nell'auto ieri e ho visto delle scene raccapriccianti rispetto a due ragazzi di colori. Tutti quanti, come dici, facciamo portavoce, vogliamo fare questo, vogliamo... Due ragazzi non avevano il biglietto ieri sull'autobus. Qualche volta capita anche a me, ma loro non ce l'avevano, non sapevano neppure di averlo, perché nei documenti che gli erano stati dati non sapevano che era la tessera quella, perché non parlavano, non so chi fossero. Intanto però l'opinione pubblica che stava nell'autobus ha detto peste e corna, questi non pagano, i soliti. Cioè bisogna guardarle da più punti di vista le cose. Alla fine quel ragazzo aveva il biglietto e la tessera e io ci sono rimasto male. La figura di un evento che poteva scoppiare in rissa perché qualcuno si voleva appicciare su questo problema. Quindi noi viviamo una situazione di emergenza che dietro l'angolo potremmo avere una situazione errata e comportamenti assurdi. Proprio per questo ritengo che il lavoro e l'inizio di questo tavolo è fondamentale. Grazie. Grazie consigliere Ciancio. Scusate, per favore. No. Consigliere Tutino, le ho detto prima che non si possono consumare alimenti durante il consiglio. Non li sto consumando, presidente, sono stato scrivendo. C'è il tavolo apparecchiato. Presidente, non è possibile. Presidente, c'ho una tazza. Non è possibile. La devo richiamare. Presidente, ho una tazza qua, così come c'è l'acqua lì. Consigliere Tutino, così non come è la c'è l'acqua. Cosa. Allora faccia togliere l'acqua da lì. Non è la stessa cosa. Allora, di regolamento. Credo che l'acqua. Lei abbia anche il dovere di far rispettare il regolamento. Non c'è problema, ma non sto consumando. Se lei insiste, non lo sto consumando. Se lei insiste su questa posizione, ma su quale posizione insisto? Non lo sto facendo. Allora, l'articolo 61, presidente, sto scrivendo. Durante la seduta è vietato fumare e mangiare alimenti. Presidente, non sto consumando nulla. Andiamo dal consigliere Madrona, la prego. C'è la consigliera Lozzi, prego.
Allora, io ringrazio invece il lavoro delle commissioni in seduta congiunta, perché noi spesso in questa consigliatura abbiamo dovuto rincorrere i problemi. Invece, sulla base di ciò che è accaduto negli altri municipi, per la prima volta siamo riusciti a fare una commissione che prevenisse le stesse problematiche sul nostro territorio. È normale che non si risolve il problema con il nostro atto, ma è un modo intanto per mettere a conoscenza questo municipio di quali sono le intenzioni del nostro comune e del ministero per quanto riguarda questo territorio. Da qui parte un percorso insieme, anche perché dovremo chiedere con forza dal territorio, al nostro comune, al nostro sindaco, che chiedano anche al nostro governo che si cominci a fare delle politiche di accoglienza serie sul territorio e che si includa in questo percorso anche l'Europa, perché noi purtroppo siamo vittime per una posizione geografica. Noi siamo il front office, arrivano qua, li accogliamo e tutto il resto di Europa chiude le porte. Poi siamo un paese che sta in crisi, noi siamo probabilmente dopo la Grecia il paese più a rischio crisi e anche fallimento di tutta l'eurozona, e questo aggrava la situazione perché in zone dove c'è già un disagio sociale forte si introduce un ulteriore disagio e persone che meriterebbero accoglienza, perché è questo che meriterebbero, perché vengono da una vita assurda con esperienze che noi probabilmente neanche immaginiamo, quindi meriterebbero accoglienza, e per le situazioni che invece stiamo vivendo di disagio si ritrovano ad essere ulteriormente rifiutati. E questo non è corretto, non è corretto perché da esseri umani non si può trattare così altre persone. Quindi io ringrazio i due presidenti delle commissioni e mi auguro che questa mozione, mozione vada avanti, che le notizie ci siano, che i percorsi di accoglienza vengano valutati con il territorio, perché questo è fondamentale, perché anche poter mettere a conoscenza la popolazione in maniera anticipata di ciò che sta succedendo nel proprio territorio potrebbe evitare ciò che è successo a Tor Sapienza e all'Infernetto. Quindi io vi ringrazio. Grazie a lei, consigliere Lozzi. Consigliere Patrone, lo prego. Noi prendiamo tutti i ringraziamenti. Ringrazio anche la Presidente, la consigliera Carus, che mi ha fatto gli auguri di benvenuto come Presidente della Commissione Segreteria e Sicurezza, ma non posso certo passare nella maggioranza perché non riesco a capire qual è la tua maggioranza. Se riuscissi a capirlo forse un pensierino ce lo farei, però non ci riesco, preferisco rimanere nella mia opposizione. Comunque il lavoro che abbiamo fatto oggi credo che sia stato un lavoro più che altro di trasparenza, più che altro per capire, perché quando sentiamo nei corridoi o veniva gente che ci chiamava e ci allarmava dicendo vengono questi, vengono spostati qua, vengono... Non vogliamo essere presi da razzisti, perché quando si parla di sicurezza pare che divento razzista. Non è così. Non me ne frega niente a me chi l'ha fatto. Non ero il Presidente della Commissione Legalità e Sicurezza, ma ho votato contro il mio sindaco. Ci ho avuto il coraggio di andare contro il mio sindaco, cosa che non avete voi. Io ce l'ho avuto, ho votato tante volte contro il sindaco. Caro Assessore, tu lo sai meglio di me, forse non c'eri in gli ultimi 2 anni e mezzo, forse eri proiettato in altre dimensioni. Però, ecco, quindi lasciamo perdere, non tocchiamo questo tasto, almeno per me, per quanto mi riguarda. La commissione che è stata fatta è una commissione abbastanza trasparente, credo che siamo venuti a conoscenza di fatti che nessuno di noi sapeva, o almeno se qualcuno sapeva o immaginava, ma non pensava alla realtà. Abbiamo visto, ci hanno spiegato come vivono dentro Palazzo Salam, ci hanno detto anche, uscendo fuori dal seminato, come stanno alla Barbuta, che non sapevamo quello che sta succedendo, quindi abbiamo saputo tante cose, e ci siamo riservati insieme alla Presidente Vitrotti di riconvocare una nuova commissione e di tenere sotto controllo questa situazione, ma credo che sia nella massima trasparenza. Io ho firmato la mozione come l'hanno firmata tutti quanti, non capisco, consigliera Carus, perché tutto questo attaccamento magari potrà essere discussa. È una mozione talmente semplice, talmente c'è scritto pure Mare Nostrum, se proprio ti interessa, quindi pensa a che livello siamo. Ci si viene a dire che deve essere ridiscussa? Che dobbiamo discutere? Che chiediamo di tenere sotto controllo tutta la situazione?
è discussione, che gli vogliamo dire? Mettiamo le mitragliatrici sotto Palazzo Salam? Ma chi ha parlato di Palazzo Salam? Noi abbiamo chiesto insediamenti per rifugiati politici, cioè tutti, quanti sono, dove sono, se ci stanno, basta. Poi è uscito fuori Palazzo Salam, che è quello che c'ha, che è più consistente, non interessa. Per dire, hanno detto che qualche rifugiato politico sta anche all'interno della Barbuda. Io non lo sapevo. Lo sapevate voi? Non lo sapevo. Lo sapevi? Perché non ci hai detto? Se lo sapevi? Vedi, ci tieni le cose nascoste. È classico. Vabbè, detto questo concludo. Credo che sia una mozione condivisa da tutti quanti, da tutti i gruppi, Movimento 5 Stelle, Cittadini per Roma, forse da tutti quanti. Mi è dispiaciuto non vedere la tua firma. Mi è dispiaciuto. Perché sembra, questo atteggiamento sembra una presa di posizione. Io sono contro ciò, contro qualsiasi proposta che viene proposta, anche buona, anche bella, però se è proposta da una certa cosa io sono costretto a votare contro. Ma non è così, non si va avanti, non si va avanti da nessuna parte con questo atteggiamento. Scusate, per favore. Vabbè, concludo. Comunque dico soltanto e ribadisco che per me questa riunione di oggi è stata costruttiva. Se poi qualcuno mette in dubbio che non è stata costruttiva o che è stata, sono problemi suoi. Per me, ripeto, io sono venuto a conoscenza come consigliere da 7 anni che sono qui di cose che non sapevo. Pertanto, ben venga la prossima commissione, se c'è un'altra, ben vengano, se congiunta, non congiunta, sicurezza, legalità, posso dire un'altra cosa che ti interessa. È la terza volta che convochiamo una commissione, la Presidente Fantino, nella commissione che riguarda la videosorveglianza a Morena, nonostante l'articolo del regolamento obbliga la Presidente, se è convocata, ad intervenire, a partecipare alla commissione, e non partecipa, neanche ci fa sapere niente. Però riguarda il tuo quartiere, riguarda, voglio vedere quando arriverà un atto cosa dirai, voglio vedere, no, perché questa è la realtà, è questo il problema, cioè se la sicurezza ce deve essere, se la legalità ce deve essere, non puoi votare contro, non puoi remare contro, non puoi criticare contro, punto, basta. Altri interventi? Consigliera Lancia, prego. Sì. Io volevo esprimere invece la mia soddisfazione per questa mozione, che è un primo passo, tra l'altro sollecitata anche dal fatto che l'altra settimana mi hanno telefonato alle 8 di mattina per dirmi: consigliera, sono arrivati i negri che li hanno trasportati qui da Tor Sapienza, sono dovuta correre, era un convegno internazionale, era una delegazione di francesi neri, però una delegazione di francesi, e questo a San Giovanni, che è un quartiere progressista e che certo non ha mai manifestato questo tipo di atteggiamenti, quindi era doverosa. Spero che sia solo un primo passo, perché oltre a tenere sotto controllo il territorio dovremmo cominciare a fare qualche passo invece per risolvere la situazione, qualche passo che sia efficiente, e un tavolo che sia con il Ministero degli Interni, con il Centro Italiano Rifugiati, con la Croce Rossa, con tutti gli attori di un certo peso che si muovono intorno ai rifugiati politici, che sono veramente gli ultimi degli ultimi, e prendersela con loro è solo da codardi, veramente, è proprio quando uno non sa più con chi prendersela che picchia il figlio piccolo perché è troppo arrabbiato, insomma. Grazie. Consigliera Cattamo. Io volevo fare una breve considerazione, perché faccio parte della Commissione Politiche Sociali e ringrazio i due presidenti che oggi hanno convocato questa commissione congiunta su questo tema, che in questi ultimi giorni è diventato scottante, ma che noi in Commissione Politiche Sociali abbiamo già affrontato. Quindi da questa riunione di oggi, molto partecipata, a cui è intervenuto il consigliere comunale, c'era il rappresentante della Croce Rossa, c'era il rappresentante della Polizia Locale, del NAI, che tante volte ci ha assistito su questi argomenti, da questa commissione è scaturito questo documento che ritengo importante, che è un documento semplice con il quale ci si pone delle domande, si fanno delle domande a cui noi speriamo di ottenere risposte, che riferiremo ai nostri cittadini, perché come qualcuno diceva poco fa è importante che i cittadini abbiano le informazioni, perché se i cittadini capiscono, vengono informati, affrontano in maniera diversa questa problematica dell'immigrazione, forse riescono a capire
la povertà di queste persone che vengono qui a cercare rifugio, e noi siamo conosciuti per un popolo che accoglie le persone che hanno difficoltà, per cui sicuramente con l'informazione noi riusciremo a sensibilizzare sempre di più i nostri concittadini. Quindi io ritengo importante questo documento, tant'è che l'ho sottoscritto. Non sarà l'ultimo documento che noi faremo, perché come dicevo abbiamo già fatto tante riunioni su questi argomenti, continueremo a farli, per affrontare questi problemi, cercando di riuscire di risolverli al meglio con tutta la nostra buona volontà. Grazie. Grazie a lei, consigliere Stritano. Grazie Presidente. Anch'io mi associo al coro dei complimenti che hanno fatto questa mattina questa commissione, che tra l'altro comunico all'Aula, in percentuale sono state fatte più commissioni sicurezza che commissione lavori pubblici, e io sono un po' invidioso, perché non so se domani c'è la commissione lavori pubblici, non si sa, e non lo so, io dovrei essere vicepresidente, dovrei saperlo, ma non lo so. Comunque non è colpa sua. No, io devo dire che questa allora mattina, faccia il suo lavoro. Che questa mattina. Io tu dico, non ho capito che c'entra lei. Ancora parla. No, scusate. Dovete legare. Dovete legare consigliere male. Da qui di fuori al terzo piano c'è un edificio che potrebbe essere invitato ad andarci. Comunque non voglio perdere la pazienza. Allora no, perché questa mattina è stata una bellissima commissione che in questi mesi non l'ho vista mai, perché c'era il delegato del sindaco, l'ex assessore alla cultura Silvio Di Francia, c'era quello della Croce Rossa, bravo, preparato, si vedeva che aveva passione per quel lavoro. Ecco, io penso, spero che condividiate con me che quello ci credeva, a differenza di chi fa politica in quest'Aula. E poi c'era Duilio De Monti, che non ci sono parole per ringraziarlo per tutte le volte che ci assiste. Dobbiamo farne altre. Io questa mattina dopo la commissione ho chiamato un'associazione di professori universitari che seguono gli ultimi, lo fanno nel sesto municipio e lo fanno nella zona periferica come Borghesiana, come Finocchio, in altre zone. Perciò ricevono queste signore che purtroppo subiscono violenze, e perciò la prossima settimana penso che quanto prima la Presidente Vidrotti possa ricevere questa associazione e vedere di portare avanti queste cose. E poi mi ha fatto piacere, volevo far comunicarvi che nella mia Calabria, un paesino molto piccolo, queste persone hanno riavvivato il paese. Paesini piccolissimi che sono vuoti, che 50 anni fa c'erano 5.000 persone, adesso ci sono 50 famiglie, e invece questi bambini che vanno a scuola con altri bambini della mia Calabria, che si sono integrate bene, che sono forza lavoro, che percepiscono dei fondi della Comunità Europea, che loro danno lavoro a quei calabresi che non hanno lavoro. Questa è una vergogna. E qualcuno parla, usa queste associazioni, cerca di parlare. Questa è una cosa seria, è una cosa seria, non sono associazioni. Quello si annoia di stare in consiglio, si deve vergognare di entrare al municipio, non di stare in consiglio, e lo dice pure pubblicamente. Come si permette, Presidente, lo doveva cacciare dall'aula, se non venisse più in quest'aula questo personaggio che si annoia pure dopo che lo paghiamo profumatamente e dentro la scuola ci piove. Consigliere Sterità. No, mi arrabbio, perché questo lavoro io ci credo, non lo faccio per finta, non lo faccio per il gettone di presenza. Grazie. Non rompa il microfono però, lo spengo. Allora, altri interventi? Grazie. Allora,
dibattere sui rifugiati politici è stata un'occasione per tutti e giustamente, e questo è uno degli aspetti che condivido anche della riflessione della consigliera Carrus, non possiamo e non dovremo, il che non vuol dire non convocare certe commissioni congiunte, assolutamente, ma non possiamo e non dovremo impostarlo da un punto di vista della sicurezza, perché è il punto di vista che ci ha portato, e ben lo vediamo, a chiudere nei campi di concentramento i Rom e ci ha portato ai pogrom di questi giorni nei confronti di rifugiati politici, a degli atteggiamenti vergognosi che sono stati, se potete solo abbassare la voce, non dico di più, ma solo abbassarla, ecco. Quello che stiamo vivendo a Roma, che ha possibilità di accoglienza enormi, perché poi l'idea anche che era stata ipotizzata di dare la possibilità anche alle famiglie di ospitare i rifugiati politici era ed è un'ottima idea, di coinvolgere la città nell'accoglienza e non di concentrare in nuovi ghetti i disperati e gli ultimi. Comunque, arrivando a questa riflessione, c'è un elemento importante che esce fuori anche in questi giorni e che riguarda l'immigrazione in generale, ma ancora più in generale tutto ciò che viene rappresentato da un punto di vista mediatico come il diverso. L'altro giorno un giornale di bassa, diciamo, di basso livello morale, conosciuto con il nome Il Messaggero, pubblicava nel suo titolo il fatto che un Rom aveva tentato di rapire un bambino. Dopodiché, quando la notizia è stata smentita dalla questura, pubblicava oggi, credo, il fatto che invece la cosa è stata messa in dubbio senza dare smentita della notizia precedente. Questo è il livello a cui si sta portando la comunicazione a Roma, e questo è accaduto anche nei confronti dei rifugiati politici. Questo ha determinato i pogrom nei loro confronti e questo è ciò che dovremo tentare di evitare, badando anzitutto alla sicurezza non dei cittadini, ma in questo senso, se dobbiamo parlare di sicurezza, alla sicurezza e all'integrità fisica di coloro i quali, fuggendo dalla guerra, sono in custodia allo Stato italiano, che ha il dovere di proteggerli con ogni mezzo dai terroristi che li attaccano. E in questo senso la mia prima preoccupazione va alla integrità fisica e alla sicurezza dei rifugiati politici. Grazie. Non ci sono altri interventi, allora passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto. Consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente. Come firmatario della mozione, come gruppo SEL, dichiariamo il nostro voto favorevole a questa mozione. Lo facciamo perché gli esiti e le vicende di questa città nelle ultime settimane sono degenerate in un approccio che è al di fuori dal politico e dal sociale. Le nostre periferie sono state per più di 20 anni ormai abbandonate al degrado e alla latitanza dei servizi e talvolta delle istituzioni stesse. Vedere oggi cavalcare l'onda del malessere da personaggi politici, e non è strumentalizzazione assolutamente, ma un'analisi critica della realtà che ci circonda, vedere personaggi politici cavalcare l'onda del malessere, coloro i quali per 20 anni hanno depauperato questa città e l'hanno assolutamente impoverita con politiche scellerate, fa male alla città, fa male ai cittadini, fa male alla politica stessa questi personaggi politici, per cui le nostre periferie vanno riqualificate, la tensione sociale va lasciata al di fuori e gli ultimi devono essere nelle condizioni di poter garantire i minimi diritti civili e umani.
i nostri rifugiati politici, alias prigionieri politici, perché anche dal ritratto che è stato fatto questa mattina da chi lavora all'interno di Palazzo Selam ci ha anche dato degli ulteriori elementi, perché questi individui, queste persone sono di fatto dei prigionieri politici dentro queste strutture, per cui votiamo favorevolmente, auspicando la massima integrità e sicurezza di queste persone in questa fase pericolosa per questa città. Grazie. Grazie a lei. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Vitrotti, prego. Sì, il Partito Democratico ovviamente vota favorevolmente e dirò qualcosa di più. Penso che questa è una delle risposte migliori che forse questo municipio ha saputo dare dopo quanto abbiamo visto i giorni scorsi sulla stampa locale e sui telegiornali. Penso che forse un'unione di intenti in questo è uno degli approcci migliori che, diciamo, rendono anche un riconoscimento giusto al lavoro fatto. Fa bene alla città e fa bene pure a noi. Grazie. Altre dichiarazioni? Consigliere Matrone, lo prego. Allora, a parte facciamo, se fa pure la dichiarazione facciamo voi altri. No, dico soltanto, annunciamo il voto favorevole, soltanto una cosa voglio puntualizzare, che mi era sfuggito, scusi, che nelle linee programmatiche del presidente Fantino c'era scritto più attenzione nelle periferie, se non erro, adesso mi è venuto in mente, non è che mi hanno telefonato. Però da circa un anno credo che questa benedetta attenzione che tutti chiediamo, specialmente nelle zone extra gra, credo che sia un po' disattesa, non abbiamo riferimenti, non abbiamo nulla. Vorremmo che questa mozione sia già l'inizio per far vedere che la nostra Presidente si muova finalmente faccia qualcosa per questo benedetto municipio che sta andando in rovina. Grazie, a noi il nostro voto è favorevole, mi dispiace Assessore Morgia. Non voglio te controbattere e controattaccare, come ci ha detto prima, però sto bene così. Che c'entra questa cosa? Questa cosa? No. Allora, chi è favorevole? Se non fai il tuo Scusate, per favore, scusate, consigliere Matrone, per favore. Non ti fanno entrare. Scusate, chi è contrario? Vedi che tu non capisci niente. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Viene approvato qua all'unanimità con... Quanti? 16 voti favorevoli, non sono contrario, nessuno ha astenuto, l'atto è approvato, il consiglio è chiuso, grazie.